durato 7 ore l'interrogatorio in forma semiprotetta della presunta vittima di una violenza sessuale di gruppo per cui sono accusati il giocatore del Genoa Manolo Portanova e altri 2 giovani. L'incidente probatorio era stato disposto dal GUP Ilaria Cornetti e si è svolto al terzo piano del Tribunale di Siena, interdetto l'accesso ai giornalisti. La giovane ha risposto a tutte le domande del giudice, del legale difensore e degli avvocati di Portanova e degli altri 2 ragazzi ed ha poi lasciato il Tribunale senza rilasciare dichiarazioni. Bene, è stato un interrogatorio pesante, lunghissimo. La ragazza ha risposto a tutte le domande. Secondo noi è una ragazza molto, molto credibile in quello che dice, in quello che racconta, e ci sembra che sia venuto fuori anche oggi. E è stata bravissima a sopportare la pressione dell'incidente probatorio, che è tanta, e si spera che a questo punto possa iniziare a lasciarsi questa vicenda alle spalle. Per me, come dicevo, quando l'ansia, perché quando una persona viene sentita, entra in un luogo, una ragazza giovane entra in un luogo e subito solo l'ansia di entrare in un tribunale per un ragazzo di, una ragazza di 22-23 anni, insomma, giovane, c'è sempre l'ansia. Però, come gli ho detto, ti devi venire qui e raccontare i tuoi fatti, punto. Così è andata. E così è andata. Il procedimento è stato aggiornato al 16 settembre. I legali degli accusati hanno preferito celarsi in un no comment o in brevi dichiarazioni, ma in quella data si saprà la scelta tra rito abbreviato o rito ordinario, che gli stessi avvocati difensori del calciatore e degli altri 2 imputati intenderanno perseguire. L'unica battuta è che abbiamo la data di rinvio al 16 settembre per la prosecuzione. Dopo 7 ore di interrogatorio, quindi insomma, in qualche modo come è andata, come valuta? Sarebbe assolutamente improprio che vi dicessi come è andata, i contenuti, non contenuti e che cosa pensiamo, no?